decidendo cosa desideravano di più, cosa gli piaceva di più, cosa pensavano di avere, e di conseguenza dopo abbiamo agito, insomma. Ecco, il nostro patron, buongiorno, il nostro patron qui dell'Alpen Resort Belvedere, quindi siamo a Molveno, si sta confessando con me, quindi siamo qui nel confessionale. Buongiorno intanto al patron, intanto dicono buongiorno in italiano, non so da dove, Lorenzo Cioetta mi sembra, Lorenzo, leggo, qualche spettatore ce l'abbiamo anche in backstage, oggi non siamo in onda in radio, anche se l'abbiamo scritto, ma vedremo un po' di telefonarci, in qualche modo di collegarci in separata sede, e quindi siamo con l'ultimo genito di questa famiglia secolare, perché qui dal 1600, ho letto da qualche parte, 1625, sì. Quindi in epoca barocca. Diciamo che gli avi erano i dazieri del paese di Molveno. I dazieri. Dunque erano i guardiani delle porte del paese, quello che entrava e quello che usciva dovevano pagare il dazio per l'impero austro-ungarico. Dunque era Jordan, i colori erano il colore giallo e blu, i colori della città di Trento, e lo stemma probabilmente l'ha visto dal piano di sopra. Era un Jordan e dopo è stato aggiunto una E, Giordano. Ecco, Jordan era con la J, com'era? No, con la G. Sì, beh, G, Jordan, Giordani. Ecco, quindi Giordani. Tutto, come dire, tutto mascherato molto bene, nel senso che Giordani vuole sembrare un cognome, non dico emiliano, romagnolo, comunque, no? Sì. Comunque è una cosa, comunque. Italiani in realtà c'è questa, ce ne sono anche a Bologna di Giordani, ecco, infatti non tipo Bianconi, non so, delle, ecco, famiglie, ecco, bolognesi che venivano in vacanza e li chiamavano Giordani. Bene, quindi abbiamo qui il nostro ultimo genito, poi magari ci sono altre generazioni già, sì, ecco, sono, quindi no, ecco, perché, lei ha figli? Sì, ma non sono attivi in hotel, ecco, ancora, perché saranno piccoli, ma 18 anni, ah, ecco, il nipote 21, ecco. Dunque spero che non saranno attivi in hotel, ma bene. Questo signore qua, come dire, completato l'opera. Questo albergo è stato rinnovato, stava dicendo, tra il 2011 anni. E il 2012. Ecco. Teniamo presente che non sono solo io, ma anche il fratello Donato che lavora a mio fianco, nel lato amministrativo. Le due colonne. Sì, le due colonne portanti qui del posto, che ha veramente un bel vedere su questo lago. Tra l'altro abbiamo preso anche una bellissima giornata, sembra di essere Annecy, dicevo prima con lo chef che è passato da Marco Verà prima di approdare a casa sua, Diego Rigotti, e oggi è bellissima giornata proprio bordo lago. Tra l'altro la Francia ha una serie di questi laghi, che là, Bourget du Lac, no? Questi posti, a parte il lago di Ginevra che comunque è più in Svizzera, poi hanno una serie di questi laghi dove lì poi ci sono questi famosi ristoranti appunto più stelle, e devo dire che la cucina lacustre, come dire, va molto molto forte, e sapere che ci sono anche dei laghi così in Italia come questo, poi ho visto anche salendo anche il lago d'Idro, c'è tutta una sequenza di laghi. Il gruppo di Brenta ce l'abbiamo solo noi qua, le Dolomiti di Brenta ce l'abbiamo solo noi. Ecco, il Brenta. Perché il Brenta è anche in provincia di Venezia. No, il Belluno. No, ma a Venezia c'è la riva del Brenta, insomma, comunque la zona del Brenta. Ma è il torrente. Mentre invece qua il Brenta. Abbiamo il gruppo del Brenta, le Dolomiti di Brenta, che sono anche patrimonio dell'UNESCO. Quindi. Ecco, Brenta. Ecco. È una cosa importante, c'è parecchia clientela estera che viene per fare le escursioni e le scalate sul gruppo, ecco, di Brenta. Ecco, infatti è una cosa carina, salendo da. Io vengo praticamente da Salò, dalla Franciacorta, quindi ho fatto questo itinerario. C'è un punto dove si fa scuola, praticamente si possono fare le prove di scalata, cioè lungo la strada si vedono questi giovani, chiaramente attrezzatissimi, queste corde che salgono, c'è una piazzola dove, una cosa io non avevo mai visto evidentemente, come dire, certi posti sono famosi in tutto il mondo, poi magari noi italiani, no, les Italiens, no, non lo sappiamo, io sono... Anche sono, qua esistono le palestre di roccia per fare, ecco, le palestre, prove palestre di roccia. Ecco, quindi c'è tutta questa cosa, chiaramente è una forte attrazione. Se poi arriveranno anche quelli che cercano ristoranti gastronomici, che adesso Diego Rigotti è qua, tra l'altro abbiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo, voi rischiate
che trasferire la stella da Dalmaso Franca qua, di ottenere un Bib Gourmand per comunque rapporto qualità-prezzo. Cioè, c'è un menù di carne con varie portate a 35 euro, quello di pesce 3 euro in più, quello vegetariano 30, quindi diciamo siamo perfettamente in regola sia con lo slow food che con appunto la mista, che ha comunque questo Bib Gourmand. Prima, tra l'altro, con Diego Rigotti non ho chiuso la cosa, che è un déjà vu, nel senso che io ieri notavo in questo dispensa pane e vini, praticamente anche da loro un menù a 35 euro da leccarsi i baffi. Ecco, poi magari il buon Moretti, che ha una, forse una partnership con il Gambero Rosso e i Tre Gamberi, hanno fatto molte iniziative con i vini. E li hanno appunto coinvolti, molto probabilmente ha capito che il rapporto qualità-prezzo è importante. Questi Me lo dovete sapere. 35 euro, che possono essere anche certe volte in Francia 31, ma comunque è una cifra che ogni anno aumenta, quindi questo momento di uscita delle guide, come dire, un euro in più, chiaramente i prezzi aumentano, ecco, quindi c'è poco da fare. Le materie prime sono Ecco. sempre, hanno sempre il loro lievito di costo nelle materie prime ultimamente, dunque vediamo il tonno, tanto per dire, o il vitello, così, insomma, di conseguenza. Siamo anche costretti ad avere un Certo. rapporto di confronto tra il prezzo d'acquisto e il prezzo d'offerta, Bene, se si sì. vuole usare prodotti buoni, chiaramente. Bene, bene. Qui la stagione è estiva, dicevamo con Diego Rigotti, quindi è più, diciamo, anche siamo in montagna, qua si può anche andare a sciare, ci Sì, sono noi opportunità. siamo aperti 10 mesi all'anno, facciamo 2 stagioni, la nostra più importante è quella estiva, che si inizia ad aprile, col ponte del 25 aprile, si arriva fino ai Ah, santi. ecco, quindi Pasqua. Niente. Pasqua per noi è ancora stagione invernale e la teniamo sulla stagione invernale dal Ah, dicembre, voi dal 7 chiudete a dicembre, Pasqua e l'invernale? poi riapriamo per il 25 Tac tac. aprile. Cioè, quindi Esattamente. una settimana, due, certe volte nulla. Può Come quest'anno capitare. sarà 10 giorni, neanche, Ah, dai, ecco. 2017 Ecco, sarà quindi neanche 10 giorni. già, ecco, quindi ecco una, devo dire, beh, insomma, una buona opportunità appunto di lavoro. Io che arrivo da Milano Marittima e vedo che lì a Cervia, Milano Marittima, comunque Riviera, si fanno solo giugno, luglio, agosto, poi settembre tutti a casa, arrivederci e grazie. Anche qua la stragrande maggioranza di aziende chiudono tra settembre e i primi ottobre. Chi offre servizi come la nostra azienda o come qualcun'altra ha la possibilità di stare aperto anche nei mesi morti, tipo ottobre o maggio, perché le giornate, specialmente d'autunno, si accorciano. Dunque noi avendo il centro benessere, avendo il mini club, avendo un certo tipo di servizi, la spa con tutte le offerte di trattamenti e massaggi, riusciamo a sopravvivere anche durante, avere un buon numero di clientela, specialmente quasi tutti stranieri, tranne il fine settimana un po' di italiani, ma chi ci fa le settimane sono tutti austriaci, svizzeri, tedeschi o olandesi. In garage infatti si vede un po' tutto, dalle targhe si capisce appunto che c'è un Ma po' anche tutto gli italiani sono questo. pochissime. Ecco, comunque no, almeno qualcuno c'è, non sono solo, ecco, quindi qualcuno che parla italiano comunque c'è, perché si rischia molte volte da queste parti, insomma, di trovare esclusivamente stranieri che chiaramente amano il nostro paese. No, ma io mi chiedevo, ma questo, quindi era già un albergo nel 1600, quando, No, il nonno è cos'era? partito nel 1933, il nonno faceva il sarto nel 1933 con 2000 lire, 1000 lire sue e 1000 del fratello Camillo. Si è messo a costruire l'albergo, in 2 anni l'ha costruito e è stato aperto nella primavera del 1935. Era una piccola casa, era la parte originaria qui dietro dell'albergo e questo pezzo qui dietro. E dopo negli anni il nostro padre l'ha ristrutturato, l'ha ingrandito, poi negli anni 89-90 è stato fatto un'opera di una grande ristrutturazione e poi l'ultima opera di ristrutturazione è stata fatta nel 2011-2012, facendo questa grande opera di ampliamento di 5.000 metri cubi e ristrutturando più o meno tutto in base alle interviste che abbiamo fatto di 2 anni dei nostri ospiti, abbiamo cercato di darci un'idea, una mission, un concept e siamo andati a farci una cultura all'estero anche di vedere una trentina di alberghi, Tirolo, Austria, Germania e poi Cosa ha visto di bello? Cos'è che l'ha colpita in modo particolare? ma grandissimi spazi enormi, quando invece noi in Trentino camere normalmente sono molto piccole.
Quindi praticamente le camere sono dimezzate, cioè il numero di Tenga camere. presente che la nostra media camera era prima della ristrutturazione, era 16-17 metri quadri, adesso la camera più piccola è 29, fino ad arrivare a 75 metri quadri delle suite. Dunque, in questo momento, da quando abbiamo fatto la ristrutturazione, abbiamo notato anche che la clientela sta molto volentieri in stanza, Certo. nelle stanze, che invece magari andare a usufruire delle bellezze del lago, perché è molto comoda, vivibile, sonorizzata, offre tanti servizi, dalla wifi, dal canale Sky, proprio sonorizzata, il cliente si sente tranquillo, insomma. Bene, e abbiamo quindi in questa escalation siamo arrivati a 4 stelle su Pirio. 4 stelle su Perio, dove si è chiuso il cerchio questa primavera, quando abbiamo rafforzato tutta la nostra partita di cucina con Diego Rigotti, che ci eravamo incontrati durante la stagione invernale. Lui voleva venire a lavorare vicino a casa. Diego Rigotti abita qui a 10 km a San Lorenzo, e noi aveva già lavorato per noi negli anni 2001-2002, quando era un cuoco promettente, un capo partita, e di conseguenza noi volevamo crescere e chiudere e crescere nel discorso ristorazione per i nostri ospiti, e dopo è nato anche il discorso della ristorazione per gli ospiti esterni, per gli altri esterni. Però il nostro pensiero era stato di crescere, siamo cresciuti in tutti i settori, volevamo crescere anche nel settore della ristorazione, nell'offerta culinaria ai nostri ospiti. Questo è nato tutto con Diego Rigotti. Bene, bene, bene. Come si arriva qui? Qui è semplicissimo, abbiamo diverse possibilità. E prima di tutto la macchina si arriva con l'autostrada fino a San Michele o a Trento Nord, poi c'è Per chi la nuova scende da autostrada. nord o chi sale comunque da Chi sud. sale, sì, dunque, normalmente o San Michele o Trento Quindi Nord, sul poi Brennero. sul Brennero, treni con dopo il collegamento in pullman o taxi dalla stazione di Trento a Molveno. C'è chiusa molto volentieri l'aeroporto di Verona, e poi noleggia l'auto per venire su, perché diciamo che chi vuole, non vuole fare vivere una vacanza solo, diciamo, montagna e escursioni, e vuole farsi un po' di cultura, cantine e musei o castelli, ha bisogno di un'auto per muoversi, perché siamo vicini a Trento, siamo a 40 km da Trento, 50 da Bolzano, abbiamo diversi castelli vicini, parecchie cantine vicino. Dunque, se uno non ha l'auto, non può visitare, cioè, si deve stare solo con i servizi pubblici, orari magari non coincidono con le loro esigenze. Ecco. Poi, durante la stagione invernale, noi abbiamo il nostro servizio ski bus dell'hotel, ci appoggiamo agli impianti della Paganella, sono 4,5 km, e abbiamo due pulmini che vanno avanti e indietro tutto il giorno. Gli ospiti vanno a sciare, rientrano, fanno con i servizi del mini club, con i servizi del centro benessere, vivono l'intera E giornata. quindi per i milanesi che Milanesi arrivano. possono venire con la sulla Brennero, oppure escono e fanno il lago di Idro. Se sono Ecco, quindi diciamo. i milanesi conoscono il lago di Idro e Ecco, risparmiano circa quindi io 100 che arrivo da chilometri. quelle parti, quindi sono uscito praticamente A a Brescia Brescia Ovest, Est. Brescia Est o Brescia Ecco, Ovest, Brescia Est, e prende il quindi lago di Idro. Salò, prima di arrivare a Salò, chiaramente, che poi il navigatore può Ah, ma lei ha anche. fatto, lei ha, prima di arrivare a Salò, perché facendo il Ecco, lago e di Idro, girando a sinistra, esatto, sì. ecco, che è un. Risparmia 100 km, non di percorrenza, di tempo dipende, perché se trova il lago di Idro la strada è un po' Beh, stretta, sì, se è trova un pullman chiaro o un camion fa un po' più che sì, fatica. no, no, ma il traffico è scorrevole, anche perché mi sembra che comunque ci sia una superstrada, molto probabilmente recente, che comunque Sì, la non superstrada è era nel vecchio bellissima. navigatore, quindi nel Diciamo vecchio navigatore di che bordo si era un po' perso, il problema è il evidentemente. lago di Idro, il problema è Ecco. proprio il costeggiamento della Vabbè, quello percorrenza, dopo il è piacevole, costeggiamento. anzi se c'è qualche rallentamento, vedere insomma anche questo lago. Perché sono comunque due laghi simili come grandezza, il lago di Idro e il lago. Che l'Idro è già tutto un programma. Che poi in realtà il lago di Idro sta dietro a Garniano, no? In un certo senso, quando si sale da Garniano e si va dai suoi colleghi delle Fei, sembra quasi che si venga da queste parti, perché è un viaggio. Ci siamo a Garniano, però è un viaggio di una decina di chilometri di No, salita. diciamo che gli ospiti lombardi conoscono Ecco, parecchio gli questa ospiti è una via, devo dire, molto interessante, Infatti, molto quando il piacevole. Brennero è un po' intasato, si ha previsione di bollino rosso, così Esatto, ecco, lì, lì. Esatto, optano per andare da quello. quindi vi consigliamo anche questo itinerario. Noi ringraziamo qua il patron, gli facciamo i migliori auguri, non solo perché non è che noi parliamo solo di stelle, di Big Gourmand, no, anche il fatto di avere
anche un riconoscimento come albergo, magari invece delle due casette come avete, magari ne facciamo tre, no? Magari gli diamo anche un colore rosso, perché comunque il posto, diciamo, è ameno, ecco, nel senso che è molto, molto piacevole all'interno, proprio questo rinnovamento comunque recente, quindi vedremo come verrete segnalati, grazie chiaramente agli sforzi che avete fatto, continuate a fare. Sicuramente sì, la ringrazio, buona giornata a tutti.